Allora, dicevamo che, prima che arrivasse Roberta a rompere le scatole, dicevamo che questo, si può dimostrare che questo risultato, 4π0, vale qualunque sia la superficie chiusa, anche se non è una sfera, e qualunque sia la distribuzione delle cariche all'interno, si può dimostrare. Una cosa però bisogna sottolineare che solo le cariche dentro alla sfera contribuiscono al flusso. Questo lo vediamo tra poco, che le cariche fuori invece non contribuiscono al flusso. Prima vediamo un po' di nuovo questo rapporto di causa-effetto. Se c'è una carica dentro la superficie, causa, allora il campo elettrico, il suo campo elettrico attraversa la sfera, effetto, l'effetto è il flusso e il campo elettrico. Se la carica al centro fosse negativa, che cosa cambierebbe? Cambierebbe tutto uguale. Cambierebbe solo che il campo elettrico sarebbe rivolto verso l'interno anziché verso l'esterno, e quindi sarebbe rivolto così il campo elettrico, e in ogni punto io avrei un vettore di superficie rivolto verso fuori e un campo elettrico rivolto verso dentro. Quindi in ogni punto, tipo questo, io avrei un vettore di superficie ds rivolto fuori e un campo elettrico rivolto verso dentro. Quindi l'unica cosa che cambia è che attraverso ogni pezzettino di superficie il flusso sarebbe negativo, perché appunto il campo elettrico va dalla parte opposta a come abbiamo orientato la superficie orientata verso fuori, il campo elettrico va verso dentro. E quindi il risultato finale è lo stesso, sarebbe identico, l'unica differenza è che questo flusso è negativo. Infatti per le superfici chiuse, anche, e questo vale anche in generale, quando io ho un campo elettrico che fluisce da dentro a fuori, e questo fa un flusso elettrico positivo. Se io invece ho un campo elettrico che fluisce da fuori a dentro, allora il flusso del campo elettrico è negativo. Quindi un flusso verso l'esterno è positivo, un flusso del campo elettrico verso l'interno è negativo. Allora che cosa, tornando qui, che cosa cambia? Cambia che il risultato è uguale, ma il flusso viene negativo. Allora dice, dobbiamo metterci il segno meno? No. Non c'è bisogno di metterci il segno meno, perché il segno meno è già nascosto dentro la carica Q. Infatti, se la carica Q è negativa, eccola, questa qui, automaticamente qui dentro Q c'è nascosto un segno meno e anche il flusso diventa negativo. Quindi tutto il secondo membro assume il segno meno per colpa della carica Q che è negativa, e di conseguenza anche il flusso, il primo membro, diventa negativo, in accordo col fatto che un flusso in entrata è un flusso negativo, un flusso in entrata è un flusso negativo. Quindi i segni tornano, se la causa è negativa l'effetto è negativo, diciamo così. Una carica negativa fa un flusso in entrata, quindi negativo. L'ultima cosa che rimane da spiegare è perché solo le cariche interne, come può essere quella per esempio, solo le cariche interne alla superficie contribuiscono al flusso, le cariche esterne invece no. Allora si può spiegare in questo modo: si prende una superficie chiusa qualunque e si prende per esempio la sorgente puntiforme di prima, positiva o negativa, possiamo anche farla positiva, la si mette fuori. Allora questa sorgente che cosa fa? Fa un